Che fine farà l'US Avellino? È la domanda che ogni giorno si pongono i tifosi, sempre più interdetti nel vedere una squadra prigioniera dei guai che attanagliano la Sidigas. Prigioniera di una proprietà che da martedì ha nuovamente parte del capitale sequestrato e di conseguenza le mani legate persino per le operazioni di ordinaria amministrazione. In realtà, non avendo in questi mesi la Sidigas speso anche volutamente nemmeno un euro per l'acquisto dell'acqua minerale da dare ai calciatori, da questo punto di vista è cambiato poco o nulla. La motivazione resta quella di dover preparare il terreno per il concordato in bianco da firmare che dovrebbe risolvere i problemi. Purtroppo i problemi difficilmente si risolveranno con la bacchetta magica, una semplice firma. Di conseguenza l'ipotesi di cedere le quote a qualche nuovo acquirente resta più che mai attuale, soprattutto se De Cesare non dovesse decidere di vendere la sua rete del gas per sistemare le sue pendenze con i creditori. In questo contesto, registrata la marcia indietro di Italgas, sono comunque tuttora in piedi altre due offerte. Alla finestra dell'US Avellino, invece, restano affacciati altri imprenditori che in maniera quasi disinteressata guardano ad una società in netta difficoltà. Una società che, a differenza di qualche settimana fa, adesso ha un costo accessibile di 1.100.000 euro. Malgrado ciò, nessuno esce allo scoperto. Anzi, c'è chi, come l'ingegner Angelo D'Agostino, che in questa provincia ci vive e ci lavora, a sentirsi nominato dopo aver formulato un'offerta ufficiale in estate di 500.000 euro, smentisce categoricamente un suo coinvolgimento. Parallelamente, chi invece, come Giulio Gravina, in questa provincia viene tirato in ballo solo per amicizia, si dice pronto a farsi coinvolgere in presenza di Irpini. Dando un'occhiata a chi continua ad affacciarsi alla finestra in maniera disinteressata, c'è anche chi dal centro Italia due settimane fa si è sobbarcato un viaggio per raggiungere la sede di Piazza dei Martiri a Napoli, dove ha incontrato Gianandrea De Cesare. Di ritorno verso casa, però, non ha percepito, questo imprenditore, una grande disponibilità alla vendita. Quanto basta per capire che di gente davvero interessata a subentrare per adesso non ce n'è. Insomma, passano i giorni, la squadra vivacchia nel limbo della Lega Pro, gli imprenditori irpini latitano perché hanno altro a cui pensare, che ha una squadra di calcio, e i tifosi, poveri loro, restano prigionieri di una fede. Soffrire più ancora la mia vera.